Ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Questo penso che sia uno dei video più richiesti, più attesi dell'anno praticamente. Sto ricevendo un sacco di richieste ovunque e finalmente eccolo qua il nostro video, ragazzi: spacchettamento del nuovo calendario dell'avvento Chanel. Come sapete, se avete seguito un po' le vicende di questo calendario dell'avvento, c'è una specie di shitstorm pazzesco su TikTok in particolare, anche su Instagram in realtà. Vi faccio un piccolo recap. Praticamente io già mi sono informata naturalmente sul contenuto del calendario dell'avvento prima dell'acquisto e devo dire che molti sono rimasti, diciamo, un po' perplessi, visto il prezzo che è di 700 euro. Ho visto scritto il prezzo è 800-850 euro. No, il prezzo in dollari è 820 dollari, ma qui in Europa, nei paesi che hanno l'euro, il costo è di 700 euro, che è comunque un costo naturalmente altissimo, e quindi anche le aspettative per un calendario dell'avvento di 700 euro sono altissime, tanto più che è il primo calendario dell'avvento della storia di Chanel, non è mai stato fatto. È anche un articolo molto difficile da trovare, perché per farvi capire, ad Amsterdam ne sono stati spediti soltanto 20 in totale, 5 a novembre e 15 adesso ad inizio dicembre, e basta. Quindi soltanto 20 persone praticamente in tutta Amsterdam sono riuscite ad accaparrarselo, e io sono rimasta un mese in lista d'attesa per poterlo avere, ed ero la numero 5 della seconda lista d'attesa, quindi la decima persona ad Amsterdam che è riuscita ad accaparrarsi questo calendario. Quindi molto esclusivo, molto difficile da trovare, una novità assoluta che naturalmente è già in vendita per il triplo dei soldi che l'ho pagato io su eBay, proprio perché è un articolo da collezionismo. Quindi gli appassionati di questo brand naturalmente lo vogliono a tutti i costi. Però c'è appunto questa shitstorm che è passata da TikTok a Instagram. C'è stata una ragazza americana, se non sbaglio, che ha fatto dei video su TikTok appunto spacchettando questo calendario e di quanto lei fosse rimasta un pochino delusa per i contenuti di alcune caselle. È stata bloccata da Chanel su TikTok per questi video che ha fatto, e da lì gli utenti si sono scatenati. Tant'è che molti dicono Chanel ha chiuso il proprio profilo TikTok. Ecco, tutti dicono questo. Io posso dirvi il mio parere, lavorando nei social da molto tempo e conosco molto bene le politiche aziendali di questi brand, perché ci lavoro non con Chanel ma con Dior e con tantissimi altri brand dello stesso livello di Chanel. E io non penso che Chanel abbia chiuso il profilo TikTok. Quello che è successo molto probabilmente è che sia stato chiuso automaticamente. I social media, so per certo Instagram funziona così, non sono sicura per quanto riguarda TikTok, ma molto probabilmente è lo stesso. I social media, quando su un determinato post, una determinata foto, insomma un qualsiasi tipo di contenuto viene segnalato moltissime volte in un arco di tempo molto breve, quel contenuto è quasi sicuramente un contenuto che su internet non ci deve stare, quindi viene automaticamente rimosso dalle piattaforme. Io penso che dopo questa shitstorm pazzesca, tantissimi siano andati sul profilo TikTok di Chanel a segnalarlo, e questo ha portato inevitabilmente ad una chiusura automatica, per mia opinione, del profilo Chanel, appunto TikTok. Ma penso anche che Chanel si metterà in contatto con TikTok, oppure molto probabilmente già lo hanno fatto, e a breve sono sicura che il profilo verrà riaperto, proprio perché appunto la mia sensazione per le politiche aziendali che conosco, non credo proprio che sarebbero andati mai a chiudere il loro profilo. Penso che sia stata una cosa automatica che verrà anche sbloccata a breve. Una cosa che può essere possibile è che Chanel abbia chiuso temporaneamente, cioè reso invisibile temporaneamente, soltanto fino a quando questa shitstorm sarà passata. Comunque, visto che il profilo TikTok di Chanel adesso non c'è più, tutta la gente che si lamentava lì è passata
ad Instagram, quindi adesso se andate a vedere le ultime foto che Chanel Beauty ha postato sul suo profilo, appunto sono tutte piene di utenti che si lamentano. Naturalmente forse l'1% di quegli utenti avrà acquistato effettivamente il calendario dell'avvento, quindi non sono acquirenti che potrebbero lamentarsi, però fatto sta che molti di quelli che hanno acquistato però questo calendario comunque non sono per niente soddisfatti. Ho visto molte recensioni. Per quanto mi riguarda, volevo assolutamente prenderlo indipendentemente, perché io sono una fan collezionista, come volete chiamarlo, come volete chiamarmi, di Chanel da un sacco di tempo, però appunto questa è una piccola premessa che volevo farvi se non siete a conoscenza di tutto quello che sta succedendo. Prima di passare allo spacchettamento completo, che comunque sono molto emozionata di spacchettare tutto con voi, ho aspettato tanto questo calendario dell'avvento, voglio però ricordarvi, siccome Chanel è in vendita su Sephora e Sephora è uno dei tantissimi siti che possiamo usare con l'Etishops per avere indietro parte di quello che spendiamo, volevo ricordarvi anche oggi, appunto, perché l'ultima volta quando vi ho menzionato l'Etishops siete impazziti e capisco il perché. Perché andando sull'Etishops, che è un servizio appunto completamente gratuito, basta iscriversi in 2 secondi, tramite questo sito possiamo accedere ai nostri siti dello shopping preferiti e avere indietro parte di quello che spendiamo. Questo significa che se facciamo shopping sui tantissimi siti presenti sull'Etishops come Kiko, Sephora, Douglas, ASOS, Zalando, Pandora, AliExpress, sono praticamente tutti i siti che utilizziamo di più. Se facciamo shopping su questi siti tramite l'Etishops, riceviamo parte di quello che abbiamo speso indietro, ma non in forma di buoni sconto, buoni regalo, ma proprio appunto in forma di denaro, soldi che ci vengono restituiti. È molto molto semplice, basta appunto registrarsi gratuitamente all'Etishop tramite app oppure tramite sito, selezionare il negozio dal quale volete fare i vostri acquisti, venite reindirizzati automaticamente sul sito ufficiale che avete scelto, fate normalmente come al solito i vostri acquisti, facendo sempre però attenzione che ci sia l'icona verde di l'Etishops in alto attiva, e poi al checkout, dopo il pagamento, la percentuale di cashback vi viene accreditata sul vostro account Letyshops. Una volta che il cashback viene confermato, potete trasferire il vostro importo sul vostro conto bancario oppure su PayPal. Vi lascerò nel box informazioni qua sotto il link diretto a Letyshops, così potete andare direttamente ad iscrivervi appunto in modo completamente gratuito. E passiamo finalmente al nostro calendario dell'avvento, ragazzi. Chanel si chiama numero 5. Qua sotto potete vedere appunto che c'è scritto The Calendar, le calendrier in francese più o meno. Comunque sì, questa è la box, sopra c'è il solito logo Chanel, semplice ai lati. Qua sotto sì, c'è il logo e soprattutto dietro ci sono tutte. C'è praticamente la lista completa di tutte le cosine che troviamo all'interno di ogni casella. Quindi in realtà, prima di acquistare, anche prima che ci fossero tutte le recensioni online, si poteva tranquillamente vedere qui il contenuto, appunto del nostro calendario. All'interno c'è tutta questa carta che era, impacchettata molto molto bene, ma io già l'ho tirato fuori per farvi qualche foto, storie su Instagram, insomma. Ed eccolo qui il nostro calendario dell'avvento. Devo dire che mi fa impazzire la confezione, la trovo meravigliosa. È a forma di boccetta di profumo, la trovo molto molto bella. Il materiale è tipo un cartone, secondo me, molto molto rigido, quindi mantiene la forma e penso che la esporrò da qualche parte, qui nella mia cabina armadio, perché è veramente troppo troppo carina. C'è appunto logo Chanel numero 5 come sulla boccetta di profumo, e poi qui c'è appunto questo dettaglio dorato sempre con il logo, mentre sul retro semplice semplice bianca. Apriamolo assieme. Ok, queste sono tutte le caselle. Qui c'è un foglio di carta che divide le due parti. Direi che questo possiamo tranquillamente toglierlo se
se riesco senza far cadere tutto. Eccole qui, sono praticamente tutte scatoline individuali numerate che assieme, tipo con un effetto Tetris, stanno perfettamente incastrate, quindi temo che togliendone una tipo crolla tutto. Come potrete vedere non esiste la casella 1 e non esistono le caselle dall'1 alla 4, ma si parte non so come mai, veramente non ho mai visto un calendario dell'avvento che inizi con il numero 5, però questo inizia con il numero 5 e finisce con il numero 31, quindi è praticamente appunto un calendario più che dell'avvento dell'anno nuovo, perché ti accompagna fino al 31 dicembre di quest'anno e inizieremo appunto proprio con la casella numero 5. Mi stavo dimenticando, in realtà volevo farvi vedere anche le altre cosine che mi hanno dato quando ho acquistato il calendario dell'avvento. Sono degli omaggi appunto tutti del brand, sono stati molto carini. Allora, la prima cosina che ho ricevuto è questa, che è un beauty case in realtà, ragazzi, ed è meraviglioso, l'ho già sbirciato naturalmente, è meraviglioso, lo trovo, ok, eccolo, lo trovo molto molto carino, molto festivo, rosso con questo effetto glitterato e appunto davanti abbiamo il logo ed è anche parecchio spazioso perché ci sta un bel po' di roba, quindi questo diventerà il mio nuovo beauty case da viaggio. Poi mi hanno regalato queste due camelie con l'adesivo, una è bianca classica, l'altra invece è rossa con tutti i glitterini dorati, sono quelle delle festività di quest'anno. Altra cosina mi hanno regalato è un pendente, una decorazione secondo me anche per l'albero di Natale, sempre a forma di camelia, questa però è fatta in ceramica. Eccola qui, sì, decisamente è una decorazione secondo me per l'albero di Natale, bellissima comunque, mi piace un sacco. Mi hanno regalato due set di queste spille, una con il logo, l'altra con la boccetta di profumo, bellissime. Altro regalino molto molto carino, questi sono tutti sample, sono tutti omaggi per i clienti, molto molto bellino, e qui già ho sbirciato. C'è anche un motivo per il quale volevo farvi prima vedere gli omaggi che ho ricevuto e poi passare al calendario dell'avvento che tra poco scoprirete. Molto molto bellino il packaging e all'interno c'è una boccetta di Chanel numero 5 in miniatura, ma contiene davvero il profumo ed è esattamente come la boccetta grande, però appunto in miniatura, molto molto carina. Poi ultimo omaggio, questa scatolina con numero 5 Chanel e all'interno, bellissimo questo, all'interno c'è una snowball, quanto è carina con tutti i glitterini dorati, è la boccetta di Chanel numero 5, anche questa decisamente una decorazione per l'albero. Iniziamo adesso ad aprire le vere e proprie caselle, iniziamo appunto dalla 5. All'interno ci sono queste decorazioni in carta dorata per proteggere la scatolina interna. E qui troviamo numero 5 Chanel, a parte che mi sta arrivando tutto il profumo di Chanel numero 5 da questo calendario che è parecchio forte. E nella prima casella, molto molto carina, abbiamo trovato un'altra boccetta di Chanel numero 5. Eccola qui, piccolina. Come potete vedere è la stessa identica boccetta che mi hanno regalato in omaggio, perché è uno degli omaggi gratuiti che Chanel regala ai propri clienti. Per farvele vedere una accanto all'altra, questa è quella che ho appena trovato nel calendario dell'avvento, questa è l'omaggio. Uguali. Ho dovuto naturalmente reinserire subito la casella numero 5 al suo posto, altrimenti man mano che andiamo a togliere succede il patatrac e crolla tutto. Casella numero 6, casella numero 6 da questa parte. Nella casella numero 6 troviamo, sempre a forma di boccetta, penso sia una decorazione per l'albero, comunque una decorazione. Non riesco a capire se sia di metallo o di plastica, comunque è
molto carina. Decisamente, decisamente una decorazione per l'albero di Natale. Questa secondo me è originale e molto molto bella come idea. Casella numero 7, ragazzi. Questa è grande e sembra che ci sia anche qualcosa di grosso all'interno, se non sbaglio, sì. Qui c'è la crema in full size, la crema mani in full size, sempre del, naturalmente del numero 5. Eccola qui, è proprio lei, la numero 5 on hand cream. Mi piace molto la confezione di questa crema, va premuta per far uscire il prodotto. Come sapete, è una crema che già ho provato sia nella sua versione normale che nella versione rich, e mi piace decisamente molto di più la versione rich perché è più ricca e più nutriente, ma anche questa è un'ottima, ottima crema mani. Apprezzo molto che ci sia un full size di questa crema, che è fantastica, anche un profumo buonissimo. Casella numero 8, anche questa è grande, ma è molto molto leggera, quindi mi chiedo se sto arrivando alla parte che meno mi piacerà di questo calendario. Ah no, qui ok, ragazzi, sto cercando di essere obiettiva e di dire esattamente come la penso. Allora, all'interno della casella numero 8, nella scatolina numero 8, c'è una dust bag bianca semplice con la scritta appunto numero 5 Chanel. Questa dust bag, se voi acquistate i prodotti Chanel, per esempio, se non sbaglio, anche con la crema mani di solito negli altri pack o comunque con molti altri prodotti, quando acquistate un prodotto Chanel, molto spesso vi viene regalata questa nella scatola, nell'astuccio. Mi aspettavo ci fosse qualcosa per la prima volta quando ho visto la dust bag nella casella numero 8, quando guardavo appunto le recensioni online, e invece ci sono rimasto un po' perché non c'è assolutamente nulla all'interno, c'è proprio solo la dust bag, che però appunto io già ho, perché molto spesso te la regalano con i prodotti che acquisti. Viene nella scatola. Proseguiamo, casella numero 9, questa qui, anche questa molto alta, molto grande come scatola, ma anche questa ancora più dell'altra, questa sembra completamente vuota e purtroppo qui appunto immaginavo che ci fossero loro. E tanto, sempre con tutta questa carta dorata, ci sono i tanto discussi adesivi. In questa casella, e purtroppo ve lo anticipo, non solo in questa casella, ci sono degli adesivi. Ci sono un po' rimasta nel vedere che ci sono degli adesivi per il costo molto alto di questo calendario. Naturalmente sono degli adesivi molto carini che tra l'altro io anche utilizzerò perché ero alla ricerca di adesivi, non sto scherzando, perché copro sempre la webcam del mio computer con degli adesivi, e siccome avevo quelli di Chiara Ferragni di secoli fa che ho finito, adesso mi servivano degli adesivi piccolini, carini, da usare per la webcam del mio computer, ma appunto non sono assolutamente, anzi, sono molto molto carini, mi piacciono, sono a forma di tastiera praticamente. Questo mi ricorda un po' la forma del tasto Enter, questa è la barra spa de dello spazio, queste sono le lettere, non so se qualcuno se n'è accorto, però sì, vanno ad imitare i tasti di una tastiera. Ma andiamo avanti, ragazzi, e passiamo alla casella numero 10. Sto veramente cercando di essere più sincera possibile, senza essere troppo cattiva, ma anche senza farmi trascinare troppo dal fatto che io amo Chanel, cioè io adoro questo brand, lo sapete, quindi appunto voglio essere super super obiettiva. Qui già lo sapevo, c'è un'altra snowball, e dico un'altra perché appunto, come avete visto, me ne hanno regalata una quando ho acquistato il calendario dell'avvento, perché queste snowball sono degli omaggi gratuiti che si danno ai clienti. Eccola qui, potete vederla da vicino, sicuramente decorazione per l'albero perché c'è anche il nastrino, molto molto carina. All'interno c'è la boccetta di Chanel numero 5 con la neve che scende. Volevo confrontare quella che abbiamo trovato nel calendario, che è questa con base bianca, con quella che invece è quella che mi è stata regalata come omaggio al negozio. Io non vedo differenze, poi ditemi voi.
il materiale è lo stesso, la grandezza è la stessa, cambia il colore. Riesco già ad intravedere che nella numero 11 c'è un rossetto tutto avvolto da questa carta dorata. Vedo però che si tratta di un mini size, decisamente un mini size. La scatola è uguale ai full size, ma è sicuramente sì, una miniatura. Eccolo qui, tutto sommato è molto molto carino, ma è decisamente un mini size. Anche la quantità di rossetto che ho fatto uscire completamente dallo stick, potete vederlo, è, non è tantissima, però è un colore molto molto carino. Mi piace il fatto che il pack sia appunto non quello di un tester, ma quello effettivamente di un rossetto. È il Rouge V, penso si pronunci, numero 58. Questa sembra ci sia qualcosa all'interno, non saranno adesivi perché c'è un bel po' di peso. Strano, è una scatolina bianca che non ha nessun tipo di logo da nessuna parte. Ok, un buon profumo, non capisco, forse è una saponetta, non mi ricordo di averla vista. No, questa sì, questo è un soprammobile, ma profumo, non so se il profumo l'ha preso dal calendario oppure se deve profumare, perché purtroppo non c'è scritto assolutamente nulla. La scatola è bianca, all'interno c'è solo questa, questo pezzetto di carta involucro bianco, ma questo è in ceramica, sempre a forma della nostra boccetta di profumo numero 5. Non ci sono scritte assolutamente, penso che sia un soprammobile, un fermacarte, perché comunque appunto ha un po' di peso. Carino, sicuramente carino, però non sono sicura di capire a che cosa serve. Casella numero 13, piccolina e molto molto leggera. Sembra che non ci sia nulla al suo interno. Ma c'è... non so che cosa sia. Non dirmi... no, è un altro adesivo. Sì, per forza, è un altro adesivo. Eccolo qui, decisamente un adesivo fatto... simil cera lacca, penso, simil sigillo di cera con il logo. Al tatto è morbido, devo dire, però sì, è un adesivo. Casella numero 14, eccolo qui, il mio numero fortunato, perché sono nata il 14 di novembre. Anche qui all'interno c'è un bel po' di peso, quindi mi aspetto che ci sia qualcosa effettivamente, ed è un full size, ragazzi, è un full size di uno smalto. Eccolo qui, decisamente full size, molto molto bella la tonalità di rosso, molto festivo e adatto secondo me al Natale. Il colore è Rouge Puissant numero 528. Ecco, anche qui sono molto contenta di vedere un full size di un prodotto che sicuramente apprezzo e apprezziamo tutti molto di più rispetto agli adesivi, devo dire. Casella numero 15, anche questa piccolina e molto leggera. No, non è un adesivo, ma è un fermacarte. Eccolo qui, è un fermacarte a calamita, a forma sempre del nostro profumo numero 5. Carino questo, devo dire, carino, niente di troppo entusiasmante. Sì, un fermacarte. Devo dirvi che far uscire le scatoline da questo calendario senza rovinarle è un'impresa ardua, ok? Numero 16. Anche qui troviamo un'altra scatolina, sempre numero 5. Profuma. E all'interno troviamo questa scatolina di carta con la boccetta in rilievo, carina. All'interno altra boccetta del nostro numero 5. Eccola qui, stessa identica grandezza di quelle che abbiamo visto prima. Cambia però il colore perché quello era Eau de Parfum, questa è Le, quindi è un po' meno concentrata per quanto riguarda il profumo, quindi appunto un colore un pochino meno forte, ma sì, grandezza è esattamente la stessa. Quindi per essere molto onesti e sinceri, anche questa è un prodotto che danno solitamente in omaggio. Casella numero 17, questa ha una forma decisamente diversa
rispetto a quelle che abbiamo visto fino adesso. Questo è un braccialetto, devo dire, questo non è male. Mi lascia un po' stranita il fatto che sia estremamente piccolo. Allora, io ho sentito che questo è un bracciale, effettivamente è un bracciale, però è... cioè, come fai? È decisamente troppo piccolo, cioè io ho un polso minuscolo, ma immagino che chi ha... cioè, se già io faccio difficoltà a metterlo, come fa chi ha un polso un pochino più largo? Ci provo, ma... sì, riesco ad indossarlo, ma con un po' di fatica, eccolo qui, e poi va stretto in qualche modo, ma non riesco assolutamente a farlo da sola. Eccolo qui, questo è il nostro bracciale. Anche qui abbiamo il logo Simil Cera, sigillo di cera, con la doppia C. Non mi fa impazzire come bracciale, però è carino, ma davvero non so come possa indossarlo chi ha un polso leggermente più grande del mio. Casella numero 18, anche questa molto molto leggera, non mi sembra che ci sia un prodotto all'interno, è decisamente troppo leggera. Altri adesivi, abbiamo altri adesivi. È sempre la boccetta, il logo con la doppia C e poi sotto Just a Drop of Number 5, che è la frase famosissima di Marilyn Monroe che diceva di andare a dormire con solo addosso una goccia di numero 5 Chanel. Casella numero 19, sto facendo veramente i salti mortali per riuscire ad estrapolare queste scatole senza rompermi le unghie, senza rovinarle. Scatolina numero 19, anche questa è una forma diversa e anche questa la sento molto leggera. Oh, no vabbè, questo mi piace tantissimo, io non vedevo l'ora di aprire questa casella, lo so ragazzi, lo so, ma a me piace un sacco. Questo è un portachiavi, lo apro dalla confezione così lo vedete bene, è un portachiavi con il nastrino Chanel numero 5 e con la boccetta ed il logo. Questo mi piace un sacco e diventerà il mio nuovo portachiavi, assolutamente, questo lo adoro. Ed era una delle cose che più desideravo di questo calendario dell'avvento, vi dico la verità. Secondo me è bellissimo. Scatolina numero 20, questa è pesantuccia, quindi secondo me c'è un prodotto, ed effettivamente sì. Anche questo penso sia un rossetto, anche se non conosco questo pack. Ed è decisamente un full size di un rossetto, del rossetto Rouge Allure, colorazione numero 176. Come tutti i rossetti Chanel, si apre premendo il logo, che di solito ha la doppia C, questo invece ha il numero 5, eccolo qui, e questo è il nostro rossetto. Wow, colore meraviglioso, molto molto natalizio e festivo, che si abbina molto bene allo smalto per le unghie che abbiamo trovato prima nel calendario, quindi questa secondo me è un'ottima, ottima scelta, bellissimo. Numero 21, non mi è ben chiaro che cosa sia questa spunta, una boccetta, ah, penso sia una calamita, mi sa che è una calamita, sì, no, che cos'è? Sono andata a controllare sul retro della scatola per esserne certa. Questo è considerato uno specchio. C'è sempre la nostra boccetta con una dust bag, con la solita piccola, sì, taschina. E qua dietro c'è quello che è considerato uno specchio. Effettivamente è uno specchio, invece riflette molto molto bene. Scusate se vi ho accecato. Riflette molto molto bene. Ed è a tutti gli effetti uno specchietto da borsetta. In realtà da Chanel ho visto degli specchietti proprio piccolini come il compact neri con la doppia C,
con lo specchio, appunto quando lo apri c'è sia lo specchio normale che quello che ti zoom, insomma, meglio. E quello secondo me sarebbe stato più carino da inserire qui piuttosto che questo, anche se devo dire è comunque molto carino. Sicuramente però lo utilizzerò questo perché è molto sottile e in borsetta ho sempre bisogno di spazio, quindi per avere uno specchio che mi prende così poco spazio non è male. Siamo già alla numero 22 purtroppo, anche questa l'ho un po' schiacciata cercando di farla uscire, anche questa molto leggera. Un altro adesivo. Sì, decisamente un altro adesivo, sempre a forma di boccetta, è carino, devo dire. Questo, a differenza degli altri, è più paffutello, quindi si può tipo schiacciare, non lo so, è paffutello. Sì, un adesivo. Numero 23, qui perlomeno c'è qualcosa di più pesantuccio, vediamo che cosa c'è. Ok, questo è carino, questo l'avevo visto, pesantino devo dire. Un portachiavi, appunto, penso, un ciondolino anche per il cellulare perché c'è questo piccolo moschettone, quindi si può in realtà utilizzare in diversi modi. E c'è sempre il nostro sigillo simil cera, questo è sicuramente in ceramica. Sembra anche un pochino delicato, devo dire, parecchio pesantino, questo è molto molto bello secondo me. Scatolina numero 24, qui siamo alla vigilia, ragazzi, quindi ok, mi aspettavo che ci fosse tipo la cosa più figa di tutto il calendario. Invece questa penso sia la cosa che meno mi piacerà, già so cos'è appunto perché ho già visto. Questo è uno di quei libricini che si fanno scorrere per far cambiare l'immagine. Eccolo qui, c'è il numero 5 Chanel. All'interno ci sono praticamente, se riesco, non sono mai stata brava io con questi libricini, non penso si capirà nulla, ma appunto c'è la boccetta di profumo e come è cambiato il logo e come è cambiata la boccetta di profumo negli anni, praticamente. E ce ne sono diverse, però appunto non sono bravissima con questi libricini, però sì, questo è quello che abbiamo trovato nella casella numero 24. Numero 25, la casella del giorno di Natale, ragazzi. Qui c'è qualcosa di pesante all'interno. Vediamo, vediamo, vediamo. C'è il numero 5, l'eau de parfum. Questo mi piace moltissimo. Bellissima la bottiglietta. Come sapete, io già ho la boccetta più grande possibile, immaginabile. Tipo saranno 400 ml, non lo so, ma quella veramente grande del numero 5. Ma anche questa è la scatolina. Anche questa è molto, molto bella. Mi piace moltissimo. Il profumo, questo è proprio l'eau de parfum, non l'eau de toilette, ed è sì, la boccetta è della forma classica e quindi un vero e proprio full size, però il più piccolo tra i full size. Quindi la casella di Natale, secondo me, è molto azzeccata con il profumo numero 5, doveva esserci. Arriviamo alla 26, questa piccolina e super leggera, quindi non so bene che cosa aspettarmi. Questo devo andare di nuovo a vedere sulla scatola perché nessuno delle recensioni che ho visto è riuscito a capire che cos'è. Onestamente non riesco a capire perché c'è scritto segnalibro magnetico, che era quello di prima, poi segnalibro, pin dovrebbe essere una spilla però, quindi forse è un segnalibro? Non ne sono onestamente certa. Eccolo qui, è fatto in metallo. È dorato, penso che sia un fermacarta, un segnalibro, comunque con il numero 5. Questo onestamente non mi dispiace, devo capire che cos'è, però è carino. Numero 27, questa box è pesante, ragazzi. Ah, all'interno che bello, non vedevo l'ora, non vedevo l'ora. Ho sempre visto le saponette di Chanel nelle boutique, ma non ne ho mai presa una, nonostante però ogni volta mi sia un po' rimasto il pallino perché hanno un profumo, ragazzi, paradisiaco. Questa non sa tanto di Chanel numero 5, devo dire, sa più di
saponetta fresca, però sì, di questo sono molto molto contenta perché erano anni che volevo provare un sapone Chanel, non l'ho mai acquistato, ma sono felice di averlo trovato qui nel calendario. Penso anche che sia un full size perché è parecchio grande la nostra barretta di sapone, è leggermente rosa, quindi un rosa molto molto chiaro, davanti c'è il numero 5 e dietro c'è il logo. Numero 28, anche questo purtroppo è sospettosamente leggera, vi devo dire. Ci sono altri adesivi. Non so come esprimermi veramente perché lo sapevo, ovviamente, però mi fa ridere. Eccoli qui, altri adesivi a forma di boccetta con il logo doppia C e con la scritta Just a Drop of Number 5. Sono praticamente identici agli adesivi che abbiamo visto prima, questi però sono fatti tipo in tessuto, quindi sono decisamente più in rilievo perché appunto sono fatti di tessuto simil jeans. 29, scatolina numero 29, purtroppo siamo alla terz'ultima scatolina da spacchettare. Anche questa è leggerina come scatolina. Ah, che carina! Questa mi piace un sacco. Ed è una spilla. Appunto, dietro c'è, la vedete, il laghetto. Ed è una bellissima spilla, sempre a forma di boccetta, bianca e dorata. Questa, appunto, questa mi piace moltissimo. Numero 30, penultima scatolina per il nostro calendario Chanel. Vediamo all'interno sempre la stessa carta e oh wow, carino, molto molto carino, è un mini size della crema corpo numero 5 che onestamente non conosco e quindi sono curiosa di sentire se ha lo stesso profumo anche dell'Eau de Parfum. Ok, anche la mia, avevo visto anche nelle recensioni di altri utenti, anche la mia non ha alcun tipo di logo, cioè c'è questa confezione in vetro, tappo in plastica, però è completamente bianca, non c'è il logo Chanel da nessunissima parte su questa confezione. L'unica cosina che c'è è il logo con le scrittine nell'adesivo applicato sotto. E questa è la crema e quindi un mini sample, sembrano quei pot che ti danno con i campioncini quando vuoi provare qualcosa e all'interno c'è la crema corpo. Il profumo devo dire che ricorda molto il numero 5 di Chanel, quindi decisamente sarà una crema corpo che mi piacerà moltissimo, però per essere una crema corpo qui abbiamo soltanto 6 g. Sì, 6 grammi, praticamente pochissima. Quindi se mi piace, penso che essendo una crema corpo con un'applicazione praticamente la finite. Siamo arrivati all'ultima casella, la numero 31, che è questa qui, questa piccolina. Litighiamoci un po' per prenderla. Ok, ce l'ho fatta, non so cosa aspettarmi perché questa è l'ultima casella del calendario, quindi teoricamente dovrebbe esserci qualcosa di strafigo, è l'ultima casella per l'anno 2020. Molto leggera, vi devo dire, non penso che ci sia un prodotto qui, anzi sicuramente no, perché è troppo troppo leggera, però questa era un'altra delle cosine che io volevo tantissimo da questo calendario, cioè un altro bracciale. Questo però è con il numero 5. Quanto è carino, a me piace un sacco. Ha il laccetto doppio nero e il 5 del profumo dorato. Unica cosa, anche questo mi sembra tremendamente piccolo, cioè è piccolissimo. No, questo è decisamente più largo rispetto all'altro. No, questo è decisamente più fattibile. L'altro, quello con il tipo il sigillo di cera, quello era non era fattibile veramente, secondo me, per bambini. Questo è molto molto meglio, però da sola non riesco ad indossarlo perché ho bisogno di qualcuno che venga a tirarmi i nastrini praticamente per andare a stringere poi il bracciale, però questo è il bracciale indossato e appunto onestamente a me cade, però appunto onestamente a me
piace molto. E questo era tutto, ragazzi, per il nostro calendario dell'avvento Chanel, il primo calendario dell'avvento nella storia di Chanel. Allora, sì, le mie constatazioni sono che mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo magari qualche prodotto full size o comunque anche in mini size, ma più prodotti, meno adesivi. Alcune cosine come il full size della crema, il rossetto full size, la lacca per le unghie full size, ecco, quelli secondo me anche le colorazioni molto azzeccati, alcuni portachiavi, bracciali carini, però sì, un pochino mi hanno lasciata un po' così, gli adesivi e magari il fermacarte così un po'... Mi aspettavo forse anche io qualcosina di più, anche se non sono d'accordo con la shitstorm che sta andando in questo momento, perché proprio la negatività a me non piace in linea generica e sono convinta che si possano dire le cose con educazione e garbo, quando ho visto dei commenti veramente molto maleducati, che poi arrivano da persone che ovviamente il calendario dell'avvento non ce l'hanno, perché appunto è molto difficile averlo e quindi dubito che tutti quelli che commentano ce l'abbiano, però penso che sicuramente la perplessità sia lecita, perché anch'io mi aspettavo, devo dire, qualcosina di più. Molti lo confrontano con il calendario dell'avvento Dior che noi già abbiamo spacchettato qui sul mio canale e quello appunto forse devo dire che se... per il rapporto qualità-prezzo era un pochino, devo dire, più conveniente sicuramente, perché il prezzo era inferiore di quello Dior, ma la qualità dei prodottini secondo me era un pochino più alta. Quindi penso che il rapporto qualità-prezzo sia conveniente, decisamente no. Penso che il prezzo sia troppo alto di questo calendario dell'avvento. Lo prenderei comunque nuovamente... Onestamente sì, perché sono una patita di Chanel e avrei preso qualsiasi calendario dell'avvento, cioè il primo calendario dell'avvento di Chanel che esce proprio, cioè, quando io sono viva, tipo, adesso, ok? Cioè, quindi sicuramente l'avrei preso. L'avrei preso, comunque lo riprenderei, sì, perché sono una patita di Chanel, però non penso, ecco, che il rapporto qualità-prezzo sia dei migliori, quindi capisco. E soprattutto voglio sapere che cosa ne pensate voi, però, e spero di esservi stata utile, perché se mai avevate una mezza idea di mettervi in lista d'attesa e volevate prima sapere che cosa c'è all'interno, con questo video vi ho tolto ogni dubbio, come al solito faccio io per cavia, io da cavia per voi, o anche se eravate semplicemente curiosi di vedere che cosa c'era all'interno, perché io ero veramente stra curiosa. Quindi questo è quanto per il video di oggi, ragazzi. Ci ho messo tipo 2 ore a fare questo spacchettamento, ma ho voluto essere più dettagliata possibile, quindi spero davvero che vi piacerà questo video. Io e mia family vi mando un bacio gigante, vi voglio tanto tanto bene, non dimenticatelo mai, anche se sono un pochino meno attiva qui su YouTube ultimamente. Bacio grande, aspettate che appoggiamo giù il nostro calendario, posso abbracciarvi, siete pronti per il nostro abbraccio? Venite qui che vi abbraccio forte, 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 forte. Bacio grande ancora e al prossimo video, penso domani ce ne sarà uno nuovo. Ciao!